Sì, beh, suonare da solo, beh, io faccio parte di quelli che si chiamano woman band. In Italia ce ne sono tanti e ho scoperto essercene molti anche nel resto di Europa e vabbè, anche negli Stati Uniti, ma in realtà siamo molti di più in Europa, appunto, perché il blues in realtà si sta suonando molto più di qua. E il blues sì, affonda le radici molto lontano nel tempo e quindi perché non andare a pescare direttamente lì. Adesso faccio molti pezzi miei, però i pezzi che non faccio miei sono i più antiquati possibili, diciamo. Ma io il blues non l'ho mai molto amato, in realtà fino a qualche anno fa era un genere musicale che detestavo, ma perché in realtà conoscevo soltanto il blues, quello da birreria, la festa della birra, poi con Mauro Ferrarese che è un grande bluesman italiano, ho suonato il contrabbasso con lui per un po' e ho conosciuto prima il Delta Blues, poi il Down on Blues, poi ho incontrato Angelo Rossi e lì cose più simili a quelle che poi sono andato a formare il mio gusto su questo genere. Blues vuol dire tanto e vuol dire anche molto poco la definizione di blues. Il blues che piace a me è questo, ha tante altre cose il blues infatti sono proprio un renegade, diciamo, nel mondo del blues perché in realtà non è che lo amo in maniera particolare. Nella mia ignoranza, nel poco tempo che faccio questa musica, mi sembra di aver capito che, non so se ha scritto Alan Lomax, forse, che blues prima di imparare a suonarlo bisogna saperlo cantare, ma saperlo cantare non vuol dire cantare bene, vuol dire assimilare una cosa, sentire che va bene per te e allora se va bene per te puoi esprimere qualcosa di nuovo su una canzone che magari già esiste. Perché il blues molto spesso è riproposizione di qualcosa preesistente, però non è come magari nella musica classica dove si riproduce, certo anche a gusto, però si riproduce qualcosa. Lì si ogni musicista di blues canta lo stesso testo ma per se stesso, quindi ovviamente è una storia diversa e anche se le parole sono le medesime, diciamo.